stiamo sbienvenendo a un video mas. Questo video cos'è? È il racconto del mio viaggio a Liverpool 2019, quindi tantissimo tempo fa, quando vivevo a Barcellona. Quindi andai a incontrare un amico che viveva a Liverpool e questo è il vlog di quel viaggio lì. Saranno due parti, questa è la prima parte, la seconda parte uscirà tra qualche giorno. Quindi godetevi il video. Se ancora l'hai fatto, iscriviti al canale. Sei parti. Mi hanno bloccato diverse volte per fare i controlli, ma io non capisco qual è il problema, perché con la carta d'identità italiana ci sono sempre questi cazzo di problemi. Sono sul pullman per andare in centro, dall'aeroporto in centro, e costa solamente 2,30 pound. Mi ha sorpreso questa cosa, e ti collega in circa 40 minuti, fa un sacco di fermate però. Sono appena sceso dall'autobus, ehi, come va? Ehi viaggiatori, ehi piccoli esploratori, ehi. La zona dove mi trovo adesso penso che sia la zona dove ci siano i pub, i ristoranti, i localetti, tutti i posti per bere. Così penso che sia un disco pub. Oddio, l'odore inglese. Guarda, guarda come arriva. Si muore. Qui sono altri disco club. Piena di disco club, è pazzesco. Pieno. Pieno. Non posso credere ai miei occhi, è incredibile. The fuck. Impazzisco, piena di pub, assurdo, raga. Piccoli esploratori, viaggiatori, Non so dov'è il ragazzo, non riesco a capire dove è Andrea. Ehi, sono molto euforico. Andrea, Andrea. Questo è l'indirizzo. Andrea, apri la porta. Andrea, ehi. Andrea. Oh, sto bevendo gli antibiotici. E questa è la casetta di Ellie Goulding. C'è un ratto grosso così. No, che schifo, capito. Dove? Mica è l'ultimo piano e non c'è l'ascensore. Certo. No. Bello. È un casino. Scusa. Ma ti secca se riprendo? Sono appena arrivato. No, aspetta. Lì ti posso togliere la roba. La sciarpa di Liverpool. Pazzesco. Vergogna. Allora, siamo a Concert Square. Ellie. Siamo a Concert Square. Concert Square è uno dei due posti principali delle night out a Liverpool. Questa è la zona più giovane, mentre a Matthew Street ci stanno più i trentenni. È bellissimo che si vedono le partite del Liverpool, le partite dell'Everton, e c'è il Foglia Teatro. Guarda l'edizione con i vestitini, edizione con i vestitini. Ma è impressionante, raga, è impressionante. Cioè ci saranno 8 gradi, ci saranno. No, spare change, please. Siamo ad Albert Dock. Andrea mi sta guidando, mi sta facendo visitare questa zona di Liverpool. Cosa stai cercando, Andrea? Volevo mostrarti i Beatles. Andiamo a cercare le statue dei Beatles. Ho bisogno di mangiare, ho fame, non mangio dalle 5. È bello, vero? Sembra. È molto suggestivo. È molto suggestivo. Eccoli qui. Lui è John Lennon, giusto? Ringo Starr? Sì. Ringo Starr. Questo? George Harrison. Paul McCartney? Yeah. Devo mangiare prima qualcosa. Sono tutti spaccati a merda, Andrea. Dovrebbe sono tutti essere KO. Oh.
quella zona lì è ancora, cioè, bellissima. Avrei compiuto. Però non farò un casino, se no non farò. No, stanno dormendo, vero? Sì. Solo quella chiave hai? No, ne ho un'altra per la stanza. Separate? Sì. Shh. Everybody sleeping. Be silent. There's a bike. I'm gonna follow you. Here we are. Nice. Ah, ma c'è il giardino sul retro? Eccoci qui. Dove giaceremo questa notte io e il mio compagno Andrea. Hi. And so, as you can see, this is my kitchen. It's a bit smelly, as you can see. This is yours, right? Yeah, this is mine. What is this? I don't know. Yesterday I cleaned up everything, but tomorrow it's the same as always. I don't know how I can live this way. I really don't know. Look at the cups, like, it's it's unbelievable. So, basically, like, we got microwaves. Oh my god, what is that? Oh man, what is that? We got chairs, you know, if we're gonna stay here with some friends. We also got some papers for cigarettes, you know. We got another chair right here. If we're gonna stay at home. This is for the guests. Let me see. What is, oh my god, what is this? What is this? We got some beans, white beans. We got a lighter, you know, to smoke there. Got another fridge right here, you know. Cos'è sta roba? Oh mio Dio! Hanno il formato da 2 kg di burro! Non ho mai visto una roba del genere in vita mia. Ma ti rendi conto che hanno il formato da 2 kg di burro? Siamo nella biblioteca centrale di Liverpool e qui, proprio in questo punto qui, si possono restituire libri 24 ore. Come potete vedere, non è possibile fare bottiglioni in questa zona, ma in tutta la città, no? Altrimenti vi multano 500 sterline. Quindi raga, se venite qui non potete fare i bottiglion per le piazze lungo la strada e nei parchi, perché vi multano e le multe sono salate e le fanno pagare. Questo pullman qui, un prosecco costa £6.